Visco, Draghi, Cerberus, ricordatevi questo no, tre nomi, sono i punti di riferimento della nostra panoramica economica affidata, come sempre, all'esperto Dino Sorgonà. Per Visco, confermato o no? Allora, oggi arriva in Banca d'Italia la lettera del Presidente del Consiglio e, salvo colpi di scena, si va verso la riconferma per altri 6 anni di Ignazio Visco. È questa la strada che ha tracciato il Presidente del Consiglio in accordo con il Capo dello Stato Mattarella per alzare uno schermo a difesa istituzionale delle alte cariche, a protezione dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca d'Italia. D'altra parte, ieri sera Gentiloni, rispondendo a una interrogazione dei 5 Stelle, aveva dichiarato che le decisioni della Presidenza del Consiglio saranno basate sulle prerogative di legge ed ispirate alla salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto. Bene. Questo era quanto. La lettera che arriverà oggi al decano del Consiglio Superiore, che assieme agli altri membri esprimerà un parere e lo invierà al governo, che domani nel Consiglio dei Ministri farà sapere la sua decisione definitiva. Benissimo. Attesa per il discorso di Draghi, per la conferenza stampa dopo la riunione dei governatori delle banche centrali. Si mette ordine finalmente, come dire, nel mondo finanziario dopo la grande crisi. Allora, poco fa Draghi ha annunciato le modalità del rientro dall'acquisto dei titoli pubblici avviata 3 anni fa, che ha scongiurato una deflazione europea e ha rilanciato la ripresa economica. Una parte, diciamo, del processo di rientro è stata annunciata dicendo che da gennaio prossimo fino a settembre si passa dall'acquisto di 60 miliardi al mese a 30 miliardi e anche oltre se necessario. Allora, pare che ci sia un pallido sole nella caligine dell'Alitalia. Che è successo? C'è qualche offerta? C'è qualche cosa di nuovo Allora, dopo le proposte vincolanti? improvvisamente ieri una notizia, diciamo, ha fatto il giro del mondo, una notizia rilanciata dal Financial Times. Il fondo di investimento americano Cerberus, che ha la bellezza in tasca di 40 miliardi di lire in gestione, ha fatto un'offerta per l'intera Alitalia, quindi non un pezzetto come l'avevano fatta la Lufthansa o EasyJet. L'offerta è di 400 milioni per tutto il gruppo e quindi compresi gli 11.500 dipendenti. Che cosa Senti una succede? cosa, Questa però Dino. offerta è stata fatta fuori gara, fuori asta, per cui bisognerà aspettare un attimo. Inoltre, i fondi, è un fondo americano, quindi non può possedere più del 49% del capitale dell'Alitalia, per cui si dovrà associare con un altro, e questo potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti o qualche altro, o la stessa Lufthansa. Ho capito. Senti una cosa, come battuta finale, questi americani come dire, non pensano allo spezzatino, pensano di prendersi tutta l'Italia, di prendersi anche il personale E dall'Italia. precisamente, l'ho detto, loro acquistano in blocco tutto il gruppo, compreso gli 11.500 dipendenti, quindi non dividono il settore avio, come vogliono fare EasyJet e Lufthansa, dal settore personale a terra. Prendono Bene, tutto. bene, ti Speriamo ringrazio bene, moltissimo. questo che vuol dire? Che rafforza il potere contrattuale dei tre commissari. Benissimo, bene, grazie per la panoramica, penso che abbiamo detto tutto, ti saluto, buon lavoro, grazie.